Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo nuovo video di Animal Crossing New Horizon voglio spiegarvi come fare per immergersi nelle acque ed esplorare i fondali marini della propria isola. La prima cosa da fare chiaramente è aggiornare il gioco, dopodiché acquistare una muta. Potete farlo sia dal terminale della Nook con le miglia, però in quel caso là dovete aspettare poi il giorno successivo per riceverla, oppure andate da Mirko e Marco, al costo di 3.000 stelline circa, potete acquistare una muta, con la premessa che le mute non sono tutte uguali, cioè non è che hanno caratteristiche differenti, ma cambiano solo in estetica, un po' come i classici vestiti, quindi voi acquistate la muta che preferite per potervi immergere. Quindi la prima cosa da fare ovviamente è acquistare la muta. Scegliete dove, se con le miglia tramite il terminale o con le stelline tramite Mirko e Marco. Una volta fatto questo dovete indossarla. Quindi aprite il vostro inventario e indossate la muta che avete appena acquistato. Quindi indossate la muta e voilà. E ora andate sulla spiaggia. Quindi andate su una qualsiasi spiaggia della vostra isola e avvicinatevi all'acqua. Dopodiché premete il pulsante A per entrare in acqua. Come potete vedere avete la possibilità di nuotare sempre con il pulsante A dove volete. Una volta che volete immergervi vi basterà premere il tasto Y e come vedete la visuale passa in isometrica e potete esplorare i fondali marini. Naturalmente ci sono dei limiti, vedete, c'è la cosiddetta secca, il limite che non vi permette di andare oltre. E non potete rimanere giustamente in immersione all'infinito, quindi vi fate un giro nei dintorni e appena notate qualcosa di interessante nei fondali, premete l'apposito pulsante e vi immergete.